teorema, questo, o corollario se volete dire. Allora, supponiamo che f appartenga a c0 di meno π greco π greco, poi regolare a tratti diciamo c1 a tratti, o meglio c1 a tratti, un po' confuso, in meno π greco π greco, cioè l'ipotesi che abbiamo fatto prima per il teorema della convergenza puntuale, e f di meno π greco deve essere uguale a f di π greco, perché sostanzialmente chi deve essere continuo è f di π. Allora, se non ci mettete questa, vi serve già la funzione x, cioè è c infinito, però siccome non è, non è valida questa, questo teorema in quel caso non lo potete applicare. Allora, Sn di x converge a f di x per ogni x appartenente a meno pi greco pi greco, questa è la convergenza puntuale, più Sn converge totalmente, quindi la convergenza in realtà è una convergenza totale come serie, quindi uniforme e quindi anche come base. Cioè, perché ho scritto comunque la convergenza puntuale, visto che è indicata quella totale, per farvi capire che qua tra meno pi greco e pi greco la f di π coincide con f, no, perché era continua. Allora, questo l'abbiamo già dimostrato, perché se vi ricordate il teorema della convergenza puntuale, non so se si è ancora enunciato, si sta ancora enunciato, a cosa convergeva? Convergeva la semisomma di limiti sinistra e destra, ma se i limiti sinistra e destra sono uguali entrambi a f, converge a f di x. E nel punto invece meno pi greco e pi greco convergeva la semisomma di f meno pi greco e pi greco, se sono uguali converge a quel valore che è comune a tutte e due. Quindi la convergenza puntuale già sta dimostrata. Quello che dobbiamo dimostrare è la convergenza totale. Se c'è la convergenza totale come serie, totale che cosa significa? Che converge la serie delle norme L infinito. Allora, notare che f' di x esiste per ogni x appartenente a meno pi greco pi greco meno x1 xk, quindi la funzione esiste tranne che il numero finito di punti, ed è limitata, ed è f' è integrabile secondo Riemann su meno pi greco. Non solo, quando io vado a fare f di x, questo qua sarà uguale all'integrale tra x, tra meno pi greco e x, di f' di t in dt per ogni x appartenente a meno pi greco pi greco, cioè vale il teorema fondamentale, il calcolo integrale, vale però solo in questa forma qui, perché dove la f' è continua effettivamente vale anche che la derivata di questo uguale a questo, ma dove la f' non è definita e fare la derivata di questo magari non c'è. Questo qua è un piccolo esercizio, se volete lo fa. Cosa dovete fare? Dovete applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale da meno pi greco fino a x1, da x1 a x2, da x2 a x3 e poi da dove arriva fino a x. Siccome la funzione è continua, quando andate a fare tutti gli integrali pezzo pezzo, i pezzi intermedi se ne vanno. Perché quando vado a fare l'integrale mi viene f di x1 da una parte e meno f di x1 dall'altra parte.
quindi 6. Quindi alla fine rimane f di x. Ah, scusate, qua devo scrivere f di x meno f di meno pi greco o f di pi greco. F di meno pi greco, f di pi greco sono uguali. Quindi dovrei anche scrivere f di pi greco. Ok, quindi vale questa uguaglianza qui. Ora, qual è il discorso? Io cancello qua per fare prima. Il discorso è che f' c'ha la sua serie di Fourier, no? Allora facciamo S con N di f', che è, la chiamo con alfa 0 mezzi, questa qua valutata in x, più somma per n per h che va da 1, facciamo sì, più somma per h che va da 1 a n di alfa con h coseno di hx più beta con h seno di hx. Ok. Allora, però, questo lo so perché questa si può sviluppare in Z di Fourier. Poi se questa converge a F' a me non interessa. Andiamo a vedere però chi sono alfa con H. Chiamo alfa con H il coefficiente di Fourier di F'. Allora, per esempio, alfa con H chi è uguale a 1 su pi greco, per integrare a meno pi greco, pi greco di F' di T coseno di ht in dt. Allora, andiamo a integrare per parti. Allora, integro f', quindi qua mi viene 1 su pi greco f di t per coseno di ht tra meno pi greco e pi greco meno integrale tra meno pi greco e pi greco 1 su pi greco f di t h, in cui viene più h, lo metto fuori, seno di ht dt. E questo chi è? Perché viene più? Perché la derivata di coseno di ht è meno h seno di ht. Meno cancella il meno. Quindi questo non è altro che h per b con h. Dove chi è b con h? B con h se io vado a scrivere la serie di Fourier della f, almeno scriviamo la somma parziale, la serie di Fourier della f, questa è h con 0 mezzi più somma per h che va da 1 a n di h con h coseno di hx più questa qua valutata in x più b con h seno di hx. Quindi abbiamo che alfa con h uguale hb con h e che beta con h è uguale a meno h con h, se fate lo stesso conto. Semplice. Oh, però è fondamentale che questo pezzo deve andarsene. Per andarsene ci vuole che f di pi greco sia uguale a f di meno pi greco, sennò questo non è periodico, non si chiama. Ok? Allora andiamo a vedere cosa succede. Chi è la serie di Fourier S di F?
è A con 0 mezzi più somma per h che va da 1 a infinito di A con h coseno di hx più B con h seno di hx. Quando vado a fare la norma di S di F in norma L1, L infinito, scusate, qua mi viene in ordine uguale di A con 0 mezzi, basta fare la somma delle norme infinite di queste. Siccome ho ogni seno e coseno è compreso sempre tra meno 1 e 1, qua mi viene la somma per H che va da 1 a infinito di A con H in modulo più B con H quello in valore assoluto. Ma A con H, per esempio, alfa H fratto H è uguale a B con H. Quindi B con H è il prodotto di questi due, questo diviso questo. Quindi questo qui io lo posso maggiorare con questo più la somma per h che va da 1 a infinito. Prendiamo b con h in valore assoluto, chiamiamoci valore assoluto. Quando un numero ha il prodotto di altri due è minore o uguale della semisomma dei quadrati, quindi qua posso scrivere alfa h quadro più 1 su h quadro più analogamente quest'altra parte beta h quadro più 1 su h quadro. Ora, cosa sappiamo? Che tutto questo converge, perché? Allora, somma di 1 su h quadro converge, ce l'ho due volte ma converge due volte, quindi converge. La somma di alfa con h quadro più beta con h quadro, che cos'è? È la somma dei quadrati dei coefficienti di Fourier di una funzione integrabile secondo Riemann. Per Bessel sappiamo che converge. E quindi questa somma è finita. Allora, se questa somma è finita, questo mi dice che la serie di Fourier della F converge totalmente e quindi l'enunciato cancellato e quindi la dimostrazione